Ed eccoci di nuovo qui, un'altra puntata di Dillo a Stellina, ma questo è Cucinalo a Stellina con Giulia e Raffaella. Ogni tanto vi mettiamo in onda qualche ricettina sfiziosa, rapida, per le vostre esigenze fast in inglese è veloce, capito? Quindi grazie a Giulia e Raffaella che ci fanno vedere qualcosina. Niente, i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 20 su Super J canale 634, la mail di La Stellina, chiocciola, superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. Anzi, approfitto, scrivete la ricetta che vorreste vedere. Se avete qualche dubbio o qualcosa, poi noi lo riporteremo a Giulia e Raffaella che ci daranno sicuramente una risposta. Quindi scrivete. Adesso prepariamo dei buoni rustici salati, giustamente, con ingredienti di varia tipologia, quindi che ci stanno sia le verdure che formaggi, Gli affettati. affettati, insomma, ecco, un po' di tutto per il palato di tutti. Ovviamente basta avere una, per essere veloci sempre, una sfoglia fresca arrotolata che si trova in qualsiasi banco frigo e uno si può sbizzarrire per fare diverse cose. Adesso li facciamo sia salati che poi ne faremo due al volo anche dolci, come diciamo le paste che troviamo al bar la mattina. Gli ingredienti che utilizzeremo per fare questi rustici oggi, cioè il formaggio tipo Edamer, la mortadella, poi ci stanno le zucchine, le patate tagliate a fette, gli spinaci scolati bene, il parmigiano e la ricotta di mucca. Allora, per prima cosa ho preso un rotolo di pasta sfoglia in forma rettangolare, che ripeto si trova in frigo tranquillamente nel banco frigo, e lo divido in quattro parti diciamo uguali per la lunghezza. Ok. Allora, di queste parti, cioè taglia la metà di ognuna, ci facciamo dei taglietti così, laterali. Senza arrivare in fondo. Quindi adesso, una volta divisa l'impasto, ci sbizzarriamo per la farcitura, che ovviamente possiamo decidere di mettere ciò che abbiamo e mescolarli al nostro piacimento. Allora, per prima cosa, certo, facciamo i classici con ricotta e spinaci, quindi uniamo la ricotta e gli spinaci precedentemente lessati e conditi un po' con l'olio. Come ne facciamo tutti diversi, ovviamente. E poi ci mettiamo un po' di parmigiano. Allora, l'abbiamo fatta amalgamare bene con ricotta, appunto, gli spinaci e il parmigiano, quindi è venuto tutto un preparato che poi verrà utilizzato per la farcitura. Allora, visto che ne vogliamo fare comunque diversi di diversi tipi, questo anche se l'impasto ne è abbastanza, però ne mettiamo solo per uno. Lo sistemiamo al centro, non proprio, in modo tale che poi i bordi li possiamo chiudere del lato ovviamente non tagliuzzato, in modo tale che il bordo lo possiamo chiudere in maniera ermetica. Allora, l'altro lo facciamo con patate tagliate sottili, le mettiamo sempre nella parte non tagliata. Poi sopra ci mettiamo delle fettine di mortadella. E poi siccome noi siamo ingordi, e
e poi se no Stellina ci dice le parole, ci mettiamo anche un pezzetto di formaggio. Uno lo facciamo completamente vegetariano con le patate. Le zucchine. E poi, siccome ci piace l'abbondanza, ci mettiamo pure un po' di spinaci. Stellina, Stellina, che dici? Vuoi venire tu a preparare l'ultimo rustico? Ci penso io l'ultimo rustico. Come ho osservato prima, io butterei un po' di formaggio, ok, doppio, perché uno mi sembra poco, vabbè, così. Sì. Poi ci lancerei della simpatica mortadella, tatta. Vedo che va sul vegetariano. Proprio. Sì, sì, sì. E poi ci butterei un po' di zucchina, per, capito? Per chi non deve chiedere mai. Va bene, così, un filare, diciamo, che facciamo. Anche a livello di cromie siamo messi bene, come ti sembra? Come no, perfetto. Per sentire, capito? Sì, la potevi un po', l'hai fatto un po' più sul lungo, potevi un po' allargarti. Io sono abituato a questo sensore, capito? Capito? Quindi per provare un'emozione diversa, capito? Formaggio, mortadella e cucocci. Allora adesso li chiudiamo, quindi prendiamo la parte che abbiamo appunto seghettato, la passiamo sopra a quella farcita, ok? Chiudiamo un po' con le mani, perché poi, ecco qui, con la forchetta ci aiutiamo a chiudere i bordi, facciamo il bordino, così viene anche una cosa artistica. Allora, questo diciamo che adesso è stato chiuso, volendo si possono già mettere in forno, oppure c'è qualcuno che per rendere più lucida la sfoglia lo spennella con un po' cioè l'uovo, il rosso dell'uovo. Come vedete hanno chiuso i rustici, semplicissimo, facilissimo, sempre veloce, che il comune denominatore che ci contraddistingue in questa puntate fatte così. Quindi adesso si va ad infornare, certo, giusto? Sì. Mentre voi infornate con saggezza e maestria, io provo la mortadella che mi sembra giusto. Sì, però adesso non ti finire tutto, perché dobbiamo adesso, siccome ci abbiamo ancora un po', abbiamo fatte veloci. Ah, avete ospiti, cioè. No, ci abbiamo un'altra cosa veloce, simpatica, che adesso che tu avete sempre con la sfoglia. Vabbè, vabbè, perché vai, vai. Siccome avanzavano gli ingredienti. Oh, fate. Vi lascio fare. Allora, siccome sono avanzati ovviamente un po' di ingredienti, perché noi abbondiamo sempre, e quindi avendo altri rotoli di sfoglia, perché in frigo non mancano mai, facciamo sempre dei rustici, però cambiamo la forma. Ecco, invece di fare il saccottino che avete visto poco fa, le facciamo adesso una sorpresa, anzi non lo diciamo, però perché sono veramente belli sia da vedere che buoni da mangiare. Allora, si fanno sempre della sfoglia, prendo il lato più corto questa volta e faccio delle strisce di due centimetri. Ok.
prendo una alla volta, taglio il formaggio sempre a striscioline in modo tale che si sistema meglio sulla sfoglia. Quindi prendo, prendo le patate e le metto su un bordo, su metà, ne lascio, cioè solo metà, metà lo lascio scoperto, le metto leggermente metà fuori e metà sull'impasto. Dopo chiudo con l'altra metà sopra. Una rosellina. La stessa cosa, la stessa operazione si ripete, però invece che con le patate mettiamo le zucchine. Quindi sempre il formaggio. Una parte sopra. Prendiamo appunto le zucchine. Ho visto che avete preparato delle roselline abbastanza vegetariane. Beh, io la farei un po' diversa, no? Eh, che sì. Dite? Certo. Ma con questo formaggio, dicono i francesi, le fromage, che ci mettiamo tutto, ecco qua. Andrei a mettere un leggerissimo, una patata più lunga, non nella parte, diciamo, più, tic tic, quindi come vedete leggera, una patata leggera, forse di più, e poi ancora leggerissima, no? Niente, sento inutile. Dei mugugni, sì, sento, no, che dei mugugni, come diciamo, non, ma no, è perché sempre queste cose proprio super abbondanti cose. Noi cerchiamo di fare cose un po' più soft. No, se uno deve fare, è bene che si facciano, in grazie di Dio, vedi? Così ogni patata c'è la sua mortadella. Ah, ti mangiare una cosa. Adesso andiamo a Dove vai? Bravo, devi chiudere. Devo chiudere, questa la devo chiudere. La devo chiudere, è vero. Che ti distrai, nemmeno si a guardare, uno dice almeno sai, torni a casa. Mi riesce a rubare la mortadella sopra le roselline, insomma, io non ho parole, non ho parole. Voglio vedere se riesci a chiudere tutta questa abbondanza. Vai tranquilla, ho fatto cose peggiori nella mia vita, capito? Adesso avviciniamo il pirottino che... E andiamo a operare un giro di rosa incredibile. Guardate che classe, un'esecuzione fantastica. Lo devi ingarrare. Rosa, questa è la rosa bomba. Lo devi ingarrare bene. Guarda qua. Vedere tutte cose da mangiare mette fame. Hai un dubbio che mettano fame? Allora, ovviamente adesso che abbiamo finito le roselline salate, sempre che c'è un po' di pasta sfoglia rimasta, ci facciamo due roselline però dolci, quindi con le mele, sempre la solita striciolina, però questa volta invece del formaggio ci spalmiamo una, questa è una marmellata che è di tera. Limone, curcuma, una cosa un po' particolare. Comunque ci si può mettere qualsiasi altro tipo di marmellata. Ok. Poi ci mettiamo le solite le mele tagliate a fettine
sottili. Dello spicchio. Dello spicchio, vabbè. Una spolverata di cannella, che io con le mele, se non ci metti la cannella. Ok, facciamo lo stesso procedimento. Qua ne ho lasciato poco, speriamo che. Allora niente, adesso facciamo questa, siccome sono venuto un po' stretto. Che state facendo? E niente, adesso dopo la tua opera d'arte abbiamo pensato di fare una versione dolce. Delle cose dolci, sì. Stavo notando qualcosa, cannella, mele. Sì. Che c'è una marmellata di? È una confettura di... Di Ferragosto, a quanto pare, ho capito. Una confettura di Ferragosto che non vi c'era diremo mai. C'era... Ma che ci sai da quella marmellata? C'è il limone, c'è la curcuma pure. La curcuma e la melacotogna. Melacotogna. Belle melacotogne. Piace un sacco a Pianedera. Ho trovato questa nel frigo. Una normale, così, la classica marmellata che si trova velocemente, poi... A casa tutti quanti hanno una marmellata di curcuma, mele cotogne, e che ci sa, lo zenzero, la goccia dell'Himalaya, che ci sa, no? Il limone, tutti ce l'avete a casa, ma veloce. Ma no, potete mettere la marmellata che vi pare, ma gente, Giulia, io trovo questa, non lo so. Qualche hotel, casualmente, sicuramente sarà derivato da un furto fatto con dei strezzi in qualche... colazione, qualche hotel del mondo, mentre voi continuate tranquillamente a fare, io sento un odore. Avete cucinato qualcosa in mia assenza? No, è che ci siamo mangiati tutto. Ah, ho capito. No, si stanno cuocendo i rustici salati, visto che stiamo facendo quelli dolci. I salati li abbiamo messi in forno. Ho capito, va bene. Adesso sto... andiamo a fare, quindi abbiamo messo lo strato di marmellata fantastica che hanno tutti. Poi, come se non bastasse, cannella. Dopo aver fatto i salati, Giulia e Raffaella si sono cimentati in quelli dolci, sempre con le mele, la cannella e la famosissima marmellata introvabile, quella non so dove l'ha presa, incredibile. Comunque sto vedendo che questi si è un po' spambaliato. Sto qua, chiudo Giulia? Raffaella? Ma questo si è spambaliato? Per quanto riguarda la cottura dei rustici, quelli che abbiamo fatto prima salati, diciamo che in forno vanno per una 180 gradi, sempre il forno va bene statico, per una quindicina di minuti. E invece le roselline, siccome voglio dire, sono un po' più assemblate, quindi la temperatura è sempre la stessa, però le teniamo almeno una ventina di minuti, 20-25. Fiorivi, fiorivano le viole, e tu? Di che epoca è? No, che epoca è? Questo è il rivoletano, dai, fiorivano le viole, che sei pazza. Guarda però, veramente belle, all'occhio bello, come sempre il mio, bello paccuto. Sì, sì, guarda com'è bello. Il centrale. Si sono un po' flosciate le mele, eh? La prossima volta, questo qua, quello spambaliato, un po' si è afflosciata la mela. Secondo me ci potrebbe anche ipotizzare un salame piccante, che non sarebbe male. Come vedete, ci avviciniamo a San Valentino e le ragazze hanno voluto fare dei fiori per gli innamorati. Cioè, ci sono quelli salati, quelli dolci, ricordiamo i dolci, c'era la marmellata fantastica, le mele, la cannella abbiamo visto,
Invece nei salati come c'è, ci sono gli spinaci, quello con le patate, quello realizzato da me, bello potente, formaggio e mortadella, parmigiano, ricotta e spinaci, quest'altro vedo delle zucchine, le cucocce, niente, per il momento non li proviamo perché altrimenti rischieremmo l'ustione di terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo grado, quindi li lasciamo qui, vi lasciamo immaginare con il profumo che sentiamo e dopo andremo a provare i saccottini rustici. Ho fatto io e me lo mangio io. Finisce qui un'altra puntata di Dillo a Sellina. Come vedete abbiamo un simpatico ospite che ci è venuto a trovare, ci è venuto a trovare qui. Abbiamo realizzato i famosi saccottini rustici, chiamiamoli così. Come vedete sono belli importanti. Abbiamo abbinato una birra di Brasserie Rossa, che non vi possiamo niente per vedere la marca, altrimenti vi sveleremo tutti i segreti. I nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 20 su Super J canale 634. La mail di La Stellina @superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. Scriveteci, chiedeteci ricette, chiedeteci insomma da realizzare qualcosa che vi piace, che Giulia e Raffaella sicuramente la faranno perché sono bravissima. Grazie a Fabio alle riprese, tutta Super J, e grazie soprattutto a Giulia e Raffaella. E adesso andiamo a provare i famosi saccottini rustici, denominati così. Questo si mangia intero o si taglia? Oggi è intero, sì. Tu apri questa birra. Io apro la birra. E io taglio. Okay. Io stappo. Si va allo strappo. Vediamo di non fare la classica figura del... No, non facciamo, spumante. La birra non si fa o scoppio perché sennò si... Ok, ecco. Birra è più tranquilla. Sì, una metà. Buon, cominciamo. La birra è aperta. Niente, va bene. Brindiamo? Sto brindisi. Salute. Andiamo a provare i saccottini. La birra è bella tosta. Saccottino mio qual è, no? Questo? Sì. Sì, sì. Ricordiamolo, qua abbiamo messo formaggio, mortadella e zucchina.